analogico, come un vecchio orologio a lancette che accostandolo all'orecchio puoi sentire il suo ticchettio e fa ancora una porca figura al polso. Come un vecchio hi-fi pescato in un mercatino dell'usato che dopo 30 o 40 anni suona meglio di quelli nuovi. Analogico, come un'auto senza elettronica, con un carburatore che regoli ad orecchio e una frenata che o sei sveglio o ti ritrovi a ruote bloccate contro quello che ti sta davanti, altro che aiuti alla guida. Come una Vespa che devi mettere in moto a pedivella e la marcia la devi mettere con la frizione, mica fa tutto da sola. Analogico, come un libro, che può essere fresco di stampa o vecchio di decenni, avere odore di nuovo o profumare di antico, ma ha sempre il fascino delle pagine da sfogliare per sapere cosa mai ci sarà scritto dentro. Come uno strumento musicale non amplificato, sia esso una chitarra acustica o un pianoforte a coda o una batteria, che il suono te lo senti entrare dentro diretto senza filtri. Analogico, come lo stare sdraiati sulla sabbia, immergersi nel mare, sedersi sull'erba o correre scalzi sull'asfalto, come mangiare un frutto da un albero, accarezzare un cane, annusare un fiore, bere da una fontanella. Analogico, come il quadro di un artista, il disegno di un bambino, una foto su rullino, un appunto preso al volo, come la strada chiesta a un passante, la sigaretta arrollata tipo canna, la birra ghiacciata dal frigo, il vino rosso con un pezzo di formaggio. Analogico, come quella cazzo di cartolina che non arriva più, come una bici con la catena da ingrassare, come un documento tenuto insieme da scotch, come le scarpe da allacciare la mattina. Analogico, come uno sguardo, un bacio, una carezza, una risata, una scopata. Analogico, sì. Analogico come le cose migliori di questa terra e di questa vita, proprio come l'essere umano. Siamo esistiti senza telefonino, bancomat, computer, carta di credito, email e cazzi e mazzi. Non siamo un insieme di 0 e 1 e non siamo mai nati per diventarlo. Analogico. Pensiamo analogico e viviamo analogico. Ricordiamoci di noi, di chi eravamo e di chi possiamo tornare ad essere. La nona Erika.